gli elogi che mi sono stati fatti, che non so se merito, e comunque insomma mi spingono a lavorare ancora di più per meritarli. Dirò, per non usare la vostra pazienza, solo alcune cose, ringraziando il professor Gianni Turco per avermi appunto tolto le castagne al fuoco spiegando l'importanza del pensiero di Canosa, e quindi dei tre punti che volevo velocemente toccare, che sono: perché fare una edizione delle opere complete di un autore, cosa scegliere nelle sue opere e come farla. Il primo punto è stato già trattato da voi, quindi non mi dilungo oltre. È chiara l'importanza dottrinaria del pensiero di Canosa, che qui andiamo verso gli altri due punti, effettivamente non ha avuto il riscontro che altri autori hanno avuto. Non ha avuto più pubblicazioni, tranne quelle poi curate da Silvio Vitale nel corso dei suoi studi. E quindi questo perché? Perché effettivamente sul principe Canosa esistono delle leggende nere. C'è una leggenda nera, diciamo, giacobino liberale, che lo vuole come mostro assetato di sangue, che ha sulla testa di Murat in formalina, sulla propria scrivania, e vuole uccidere tutti i suoi avversari. Questa chiaramente è una sciocchezza che viene ripetuta anche dopo la sua morte, ma non rimane una sciocchezza. Però esiste anche una leggenda nera dal punto di vista, diciamo, del mondo, se non tradizionalista, conservatore, potremmo dire, per cui è un uomo pesante dal punto di vista del carattere, dal punto di vista della scrittura. Perché si è stato mandare via due volte, si è indicato addirittura il principe dei conservatori che era Metternich, e quindi se avesse voluto essere un pochino più moderato, forse sarebbe rimasto al suo posto come ministro di polizia, avrebbe evitato tanti guai, e invece quasi dobbiamo lamentarci della sua rigidità e della sua intransigenza. Tutt'altro, sappiamo benissimo appunto che il suo elemento caratterizzante l'intransigenza è quello che ce lo fa ai nostri tempi ammirare. E per quanto riguarda l'altro elemento oggettivo della difficoltà di scrittura che lui usava, perché usava uno stile, diciamo, abbastanza polloso, che veniva dalla sua militanza nell'Accademia, nell'Arcadia, e quindi per questo sinceramente leggere alcune sue opere è pesante. Io ricordo quando appunto Silvio Vitale ripubblicò il discorso sulla decadenza della nobiltà, molti amici criticavano, cioè, sì, però veramente difficile, non si può leggere tre volte la stessa riga per capire cosa voglio dire, per andare a cercare il soggetto e trovare il complemento oggetto. Allora, fare un piccolo lavoro di pulizia, non cambiando, non facendo la traduzione, perché poi sennò, ecco, se noi andiamo a leggere la traduzione che Silvio Vitale ha fatto dei Pifferi di Montagna, perché la traduzione del 99 che è una traduzione in lingua italiana corrente, allora leggiamo questo pamphlet con la velocità con quale si leggerebbe un dialoghetto di Monaldo Leopardi. Ha la stessa freschezza, per usare un termine amato da Calvino, la stessa leggerezza. E quindi, se può diventare così, perché non farlo diventare? Allora, l'operazione fatta sui testi di Canosa è quella di mantenere ovviamente il testo originale, indicando magari tra parentesi qualche significato che cambia, per dire sì bene significa non sebbene ma bensì nel suo linguaggio, quindi mettere tra parentesi che si può far capire che quella parola è interpretata in maniera diversa, o semplicemente spostare il verbo, il soggetto, il verbo e il complemento oggetto come lo leggiamo noi moderni. Non è un violentare assolutamente il testo, ma è renderlo semplicemente più fluido. Il fine, come detto, è quello di fare filologia, non filologia, bensì filosofia. Quindi il fatto che nell'originale ci fosse il verbo alla fine della frase, invece nell'edizione lo si trova all'inizio, questo non cambia il significato della frase. Chi poi invece ama tanto il
sapore della lingua e ricerca quello, non il significato intrinseco della frase, può benissimo avvicinare le opere originali e trovare quello che cerca. Come farlo, quindi, con cosa farlo? Cosa mettere le opere politiche. Cerchiamo di recuperare tutte le opere politiche, perché poi lui scrisse, come detto, anche opere religiose che presumibilmente sono soltanto una, essendo anche opere giovanili, una ripetizione di una buona ripetizione di buoni testi che aveva sentito o di buone prediche che aveva ascoltato, che aveva letto o prediche che aveva ascoltato. Quindi ci siamo concentrati sulle opere politiche, perché sono le opere politiche che caratterizzano il suo, la sua attualità e tanta importanza. Come infine la scelta poteva essere tra tanti piccoli libretti con le singole opere, oppure un'opera più grande, un volume più grande che raccolgono più opere. È stata scelta questa seconda via anche per dare importanza e valore a un autore. Esistono le edizioni nazionali delle opere di grandi autori come Pirandello, Leopardi, Manzoni. Nel suo piccolo, questo omaggio al Principe di Canosa voleva imitare quello stile e quel tipo di testo, che magari è più adatto alla consultazione che non alla lettura, perché il testo è abbastanza grande, ma vi assicuro che poi leggendolo ci si abitua al suo stile e non lo si trova più difficoltoso come può essere all'inizio. Infine, le opere pubblicate fino ad ora sono i tre volumi dei saggi maggiori. Saranno poi pubblicati, sono in corso di pubblicazione, altri tre volumi, uno di saggi non minori ma brevi. E il fatto che appunto siano saggi brevi è soltanto una questione quantitativa. La scriminante è stata di 25 pagine, si occupavano più di 25 pagine che erano messe nei saggi maggiori, cioè più ampi, e meno di 25 pagine erano nei saggi minori, ma solo minori, ripeto, solo per la lunghezza. Diciamo saggi brevi, perché tra i saggi brevi ci sono alcune perle come il discorso sulla formazione dei vocaboli, che potrebbe essere applicato in riproposto nei nostri giorni, a proposito appunto della violenza che viene fatta alcuni vocaboli per far passare idee malvagie, intrinsecamente malvagie, e presentarle come positive o viceversa. L'altro volume in corso di pubblicazione è quello degli articoli apparsi sulla stampa, e infine un terzo volume, quindi un sesto volume della serie, sarà invece dedicato a altre opere, soprattutto opere poetiche e letterarie, tra cui la Isola dei Ladroni, che è una deliziosa commedia a fondo politico, a fondo satirico, che potrebbe essere anche messa in scena ai nostri giorni, perché non ha assolutamente perso la freschezza della prima. Grazie sia Maurizio Dente che Claudio Saltarelli, che stanno cercando di trovare una compagnia teatrale che possa mettere in scena questa opera. Poi ci sono altre due grosse opere, una purtroppo persa a Parisia Politica, un manoscritto che lui dedicò al principe di Metternich, gli regalò, ma si è perduto al momento, era conservato presso l'archivio di Stato di Vienna. E poi c'è un'opera più importante che ha due edizioni, però si tratta di un lavoro enorme di trascrizioni, perché un'edizione ha circa oltre 400 pagine e l'altra ne ha circa 2000, e quindi insomma è un lavoro lungo. Ora io mi auguro che questo sforzo iniziale sia coronato dal successo, nel senso che incontri i lettori, incontri studiosi e magari riesca a incontrare anche i collaboratori per continuare a realizzare un'opera che è sicuramente importante per valorizzare
non soltanto un uomo, ma anche un filone di pensiero che è quello del tradizionalismo napoletano, che nel Principe di Canosa ha il suo maggiore esponente dell'Ottocento. Vi ringrazio per l'attenzione.